i capelli. Buonasera, sono Paola dallo studio mobile di Progresso Channel. Abbiamo il piacere di avere con noi un gruppo del Progresso, i Pulcini 2006, hanno appena giocato contro il Pontecchio, hanno vinto 6-2. Sono in tanti, come potete vedere, molti sono già venuti domenica scorsa all'intervista, quelli che mancano, che non sono venuti né domenica scorsa né oggi, verranno la settimana dopo Pasqua, quando dovranno rigiocare, in modo che potremo presentarli tutti. Diamo la parola subito ai ragazzi che non hanno parlato la settimana scorsa. Vi presentate, mi dite in che ruolo giocate e qualche cosa di questa partita di oggi. Mi chiamo Giacomo, sono una fascia destra e oggi abbiamo giocato contro il Basca. E abbiamo perso 3-1. Abbiamo perso 3-1 e gli avversari erano molto forti. E è andata così. Mi chiamo Raffaele Curiale, gioco a centrocampo e oggi è stata una partita difficile. Quale hai giocato delle due tu? Contro il Basca. Ok. È stata una partita difficile e poi l'abbiamo persa, però tutto sommato non abbiamo giocato malissimo. Mi chiamo Tommaso, ho giocato oggi contro il Basca, sono un esterno sinistro. Una partita difficile, ma secondo me abbiamo giocato bene. Mi chiamo Jan, sono un difensore e anche una fascia destra. Ho giocato contro il Basca e erano forti, però noi abbiamo dato qualche cosa in più. E ho un fratello che gioca nel Progresso. In che anno? 2009. Quindi stanno giocando adesso? Sì. Con Giulio Liparini? No, chi è il suo mister? Giulio? Sì. Allora, approfittiamo per dare la parola al mister Gozzi, che la settimana scorsa non era qua con noi, l'avevamo salutato, abbiamo pubblicato video perché ha avuto un piccolo problema di salute, quindi lo aspettavamo tutti con ansia. Ragazzi, lo aspettavate o no? Sì! O dicevate, il mister non c'è, siamo con Matteo che è più buono, queste cose qua? No? Lo aspettavate, Andrea? Sì. Vabbè, un po' sì, un po' no, mister, vabbè. Facciamo quei conti allenamento. Va bene, esatto. Ti do il microfono, ti presenti, ci racconti un po' di questi ragazzi. Ciao a tutti, sono Andrea Gozzi, il mister di questo gruppo 2006, è un gruppo abbastanza vasto, sono 28 bambini in tutto, e per giocare al tassi sono stati divisi in due squadre, questi rappresentano quasi tutti per lo più quelli che hanno giocato la seconda partita di oggi, dove abbiamo giocato bene e vinto contro il Pontecchio per 6-2, e i ragazzi che sono stati intervistati prima hanno giocato la prima partita dove abbiamo perso contro il Basca per 3-1. Manca ancora tanti ragazzi perché qualcuno è dovuto andare per impegni familiari, ma ci sarà occasione per presentare anche loro e fare questa intervista assieme a loro e magari tutti quanti. Allora, con un gruppo siete già passati o con tutti e due i gruppi? Come siete messi? Allora, con il Progresso Blu, cioè quelli che sono qua, la maggioranza, abbiamo vinto la seconda partita di fila, un girone a tre, quindi abbiamo passato il turno. Con il Progresso Rosso abbiamo giocato la prima partita del girone, composto da quattro squadre, l'abbiamo persa e ci aspettano altre due partite nel girone. Allora, ricordiamo anche che questi ragazzi sono un gruppo che la prossima settimana, sotto le vacanze di Pasqua, andranno a fare un torneo meraviglioso a Monaco e gli facciamo tanti in bocca al lupo. Chi di voi va a Monaco? Tutti praticamente, mister? Ah, ecco, ok. Allora, vi facciamo tanti in bocca al lupo,
ve lo dico per esperienza, è un bellissimo torneo, starete benissimo. Il gruppo dove c'è mio figlio l'ha già fatto insieme proprio al vostro mister, quindi vi divertirete un sacco. Speriamo che troviate un tempo migliore. Chi lo sa, oggi ne abbiamo preso la neve lassù, esatto. Neve esatto, il 2004, quindi va bene. Niente ragazzi, tanto in bocca al lupo, ci vediamo quindi quest'altra settimana andate a Monaco, la settimana dopo siete di nuovo qui, ci rivediamo, in bocca al lupo anche per il tassi. Salutiamo, buona Pasqua a tutti. Ciao. Addio.